Bentrovati in questo nuovo appuntamento di Dietro Die. Quest'oggi per me è una giornata molto emozionante perché ho al mio fianco un grande personaggio, una persona che ha vissuto momenti anche drammatici nella sua vita. Noi siamo in compagnia di Gavino Ledda, sicuramente conosciuto non solo in Italia ma in tutto il mondo con il suo romanzo Padre Padrone. Io intanto inizio subito Gavino facendo le condoglianze per la perdita di suo padre. Grazie, Lei stava all'elementare, forse credo in prima elementare, quando suo padre entrò in classe e disse: "Tu vieni con me, hai finito di studiare perché devi lavorare". Questa è vero questo? grazie. Questa è la storia, inizia così. Il primo mese di prima elementare mi ha strappato alla scuola, questo è vero. Ma come ha vissuto lei poi questi, lei che aveva voglia di studiare, aveva voglia di conoscere, aveva sete di conoscenza, tant'è vero che poi da grande si è lavorato in glottologia, ma come ha vissuto poi questo momento drammatico? Cioè È la stessa cosa come quando ti mettono in prigione. Come fa l'uomo? Prova a immaginare, uno lo mettono in prigione, o colpevole. Se è colpevole, uno dice, vabbè, l'ho fatto questo, no? E allora uno dice, beh, l'ha salvato, e quindi l'ha salvato. È meno pesante. Ma quando sei innocente è pesante davvero. Io per fortuna ero innocente, però per fortuna mi sono considerato come dire, vabbè, adesso ho a posesanno 2 mesi. E quindi è tutta la vita, poi quando hai 20 anni ripartirai da oggi, come un uovo che dopo 15 anni si è schiuso e è schiuso più bello della schiusa normale, che sarebbe normale come sarebbe stato, perché invece di uscire, diciamo, un passero, sono uscito un'aquila. Certo. Magari l'aquila del tempo, però. Certo. Noi abbiamo iniziato parlando di suo padre. Suo padre, l'abbiamo detto, è scomparso da pochissimo. Lei non è andato al funerale. Ma qui ci sono Suo padre abita problemi. di fronte. Sì, ma qui c'erano problemi familiari, non è questione. Però Perché gli è spiaciuto sicuramente. Poi con suo padre, che tipo di rapporto poi con la vecchiaia? io per rispetto stesso di mio. C'erano motivi che erano. Non c'era, mio padre non c'entra nulla. Però c'erano altri motivi per cui io quel giorno non potevo andare. Poi tra me e mio padre non c'era bisogno di andare a funerale, non era Certo, quello, assolutamente. Mio padre è dentro di me, quindi non. è chiaro. Gavino, ascolti, devo dire una cosa. Lei poi ha studiato, si è laureato, il tempo è passato, un grande libro, Padre Padrone, ma ora so che sta scrivendo tantissime altre cose, si sta occupando di teatro, ma soprattutto ha, diciamo, inventato una lingua, perlomeno ha rivisto quella che era la lingua sarda. Io me ne sono andata 2000 anni fa quando è nata la lingua sarda e da lì sono partita, ma ho tutta la competenza per poterlo fare perché sono un linguista, un glottologo e soprattutto per conoscere la storia della Sardegna passo giorno per giorno quasi, si può Mi dire. spieghi esattamente questo modo di parlare? Ma anche facendo degli esempi proprio semplici. Ma per esempio in tutta la Sardegna si diceva Abba. Esatto, Abba. E tabite sono campionati su Naranacqua, Egua, per dire Ebano. Quindi la soluzione di nascimento del sardo fino al 1000 era Ebba e Abba, mama, madre, padre, bubi, vidi. Noi stiamo parlando intorno agli anni 1000. Fino al 1000. Io sto parlando dal primo secolo a.C. fino a Uskas a Summilli. Ma cos'è cambiato nel linguaggio da allora a oggi? Diciamo che fino al 1000 il sardo è nato intorno prima di Giulio Cesare, ecco. Perché la Sardegna è stata romanizzata nel 238 a.C., prima che Annibale valicasse le Alpi. Quindi nasce il sardo a scapito del nuragico che c'era e fino al 1000 si evolve con le forze sue spontanee di sardo, quindi noi parlavamo quel sardo lì, sardo volgare, sardo, fino al 1000. Arrivano i pisani e il sardo si evolve in maniera completamente diversa, quindi con linfe, non più dal latino, ma con linfe della madre Italia. Però non della Luppa di Roma, ma di un'altra Italia, che era Pisa, Toscana, quindi in senso toscano. Ma oggi a livello linguistico, visto che stiamo parlando di questo, crede che in qualche modo poi penalizzi anche quella che è la nostra lingua, la nostra natura? Cioè tutto questo, tutta questa Italia che entra dentro anche il nostro linguaggio? No, non ho capito bene la domanda.
questo linguaggio che si usa oggi, crede che tutto questo italiano che entra dentro il nostro linguaggio in qualche modo ci faccia perdere quella che è la nostra cultura? A me no, perché sono un nuraghe, quindi non mi fa che proprio nuda a me, nuda, ma come se... Ma in generale? Anzi, io arricchirò sicuramente, se avrò salute, la lingua italiana, che è veramente una mummia. E parlo della lingua italiana, una mummia. Fino a Pirandello andava bene. È veramente un cadavere, la lingua italiana che parla la televisione italiana e che usano gli scrittori italiani scrivendo i loro romanzi, è veramente una beffa da bruciare. Quindi stiamo andando e peggiorando? Peggiorando. Quindi io intanto mi sono dato un sardo e andandomene per fare il sardo finalmente gainico, però sto facendo anche l'italiano pluridimensionale, perché questo italiano è veramente un cadavere. Ma quindi lei mi sta dicendo che forse in Sicilia, visto che Pirandello è siciliano, forse c'era più la cultura del linguaggio, confronto ai sardi? No, diciamo così, che fino a Pirandello, probabilmente anche per distrazione di Pirandello, perché Pirandello poteva anche cambiare la lingua italiana, molto di più di quello che ha fatto, anche se ha scritto 50 commedie, senza fare più o meno, no? Però la lingua italiana non l'ha cambiata, l'ha cambiata poco, ha cambiato il teatro, ma non ha cambiato la lingua. Perché Einstein è nato, ha scritto la legge della relatività nel 1905 e gli hanno dato il premio Nobel poi intorno al 16, mi sembra. Ecco, Pirandello non se n'è accorto di Einstein, forse non se ne poteva accorgere, certamente un muflone se n'è accorto e ha cambiato la lingua italiana, ha inventato, non la lingua italiana, la lingua della specie ha cambiato. Quindi se ci fosse Darwin mi darebbe veramente un grande premio a me, perché... Ho detto alla mente della specie, dei gustumine, io sono uguale agli altri, quindi gli altri sono uguali a me come specie, no? Quindi noi dobbiamo parlare la lingua spazio-tempo, non la lingua pappagallo. Stiamo parlando di cambiamenti, ma cosa è cambiato da ieri a oggi, anche per quanto riguarda poi la sua vita? Oggi come vive anche questo momento di grande successo, perché so che la chiamano anche tanti studenti, molti fanno le tesi sui suoi libri. Beh, è molto bello che mi riconoscano come un punto di riferimento e come maestro, questo è molto bello. E siccome, certo, avere fatto il pastore mi aiuta molto, perché un buon pastore, se è stato un buon pastore sarà anche... sa fare anche un buon maestro, perché comunque il buon pastore si abitua anche a pensare forse di più, perché ha più tempo anche. Un buon pastore vuol dire anche nutrire, no? Anche oltre a custodire, quindi un grande insegnamento. Però il fatto di essersi accorto che bisogna che la lingua, diciamo, della specie. E quindi dico della specie, non sto dicendo l'inglese, il tedesco, il senegalese, no, sto dicendo la lingua della specie umana, deve appropriarsi della relatività einsteiniana, dello spazio-tempo, creare delle parti del discorso, o dotare le parti del discorso che avete studiato a scuola, queste particelle devono essere, diciamo, arricchite di particelle che non sono state mai nella mente dell'uomo. Io Gavino la ringrazio, grazie di essere stato con noi, appuntamento per quanto riguarda Dieprodie e alla prossima puntata, grazie. Dieprodie in collaborazione con